Il Free Condom Bar è un luogo dove è possibile entrare senza obbligo di consumazione e prendere i preservativi gratis che si trovano proprio all'interno della mia installazione. Quindi basta girare, cercare in delle scatoline di plexiglass, ci sono questi preservativi, questi condom, che chiunque può venire qui dalle 17 alle 3 di notte a prendere questi preservativi gratis. Ci troviamo nel centro storico di Napoli, al Tools, un locale che da stasera diventerà il primo free condom bar di Napoli sicuramente, spero forse anche d'Italia. E questa iniziativa nasce perché c'è bisogno di maggiore protezione, maggiore prevenzione. Per fare questo i preservativi devono essere gratuiti. Il Free Condom Bar è un luogo dove è possibile entrare senza obbligo di consumazione e prendere i preservativi gratis che si trovano proprio all'interno della mia installazione. Quindi basta girare, cercare in delle scatoline di plexiglass, ci sono questi preservativi, questi condom, che chiunque può venire qui dalle 17 alle 3 di notte a prendere questi preservativi gratis. L'opera ha partenza da un piccolo mino di Lego in prossimità di una porta. Questo mino rappresenta tutte le persone che si trovano ad entrare in un club, in un locale, in qualsiasi posto di relax, dove c'è anche l'alcol, quindi un drink in più, la possibilità della nascita di una one night stand. Questo mino inizia a camminare nelle pareti di questo locale e incontra tentazioni, quindi sta per cedere e in alcuni momenti arrivano dei messaggi con dei preservativi, la possibilità di prendere quei preservativi, quindi di ricordarsi che prima di abbandonarsi del tutto a una nottata casuale deve appunto utilizzare il preservativo. Ogni tanto si ritrova lo stesso mino sempre in prossimità di un'altra porta, come se passa da un quadro all'altro, ma in questo gioco, quello della vita, non c'è possibilità come nei videogiochi di acquistare delle vite. Una volta persa è fatta. Come si sviluppa, quindi dove termina? Inizia proprio dalla porta, cammina per circa 30-35 metri fino a entrare all'interno dei bagni per poi riuscire fuori, passare la bottigliera e di nuovo dalla porta c'è questo mino che poi è felice, che ha incontrato un'altra persona con i preservativi, che stanno uscendo da qui per andare ad amarsi liberi ma protetti. Sembra un fenomeno lontano quello dell'AIDS, ma non è così? È sicuramente migliorato tantissimo rispetto agli anni 80 ad oggi. Però comunque se non c'è un minimo di impegno da parte delle persone, più informazione che forse deve uscire da certi canoni troppo chiusi, e informazione che deve adattarsi più ai sistemi mediatici moderni. La tua opera è parte integrante di questo locale, rimarrà parte integrante del locale, giusto? Non è un progetto che verrà smontato, è un'operazione site specific, quindi permanente, sarà sempre qui, sempre fruibile dalle 17 alle 3, quindi preservativi gratis per tutti dalle 17 alle 3.